Luca? Sì. Allora, io volevo da parte mia salutare tutti quanti voi che siete qui di questa associazione che sono molto importanti, insomma, per i genitori, ma soprattutto per questi ragazzi. E quindi da premente non pensavo che dovessi fare una diretta così, mi mette un po' di emozione, perché tutto ciò mette sempre una grande emozione. Voglio ringraziare Michele Pisano che mi viene presente sempre in tutte le che mi mette sempre al corrente di tutte queste belle cose, queste sono veramente le belle cose. Ce ne sono diverse nella vita, di belle cose che affrontiamo, gli anniversari, i compleanni, insomma gli onomastici, ma queste sono quelle cose che comunque vanno sempre ricordate nella vita, perché sono quegli eventi che succedono e quindi non si cancellano mai, nella mente e nel cuore. Io volevo fare i miei più sinceri auguri a questa associazione affinché a tutti loro li possa portare beneficio e possa veramente farli crescere nella sicurezza più assoluta e sapendo che loro hanno sempre un punto di riferimento importante nella vita. Da parte vostra che avete fondato questa bellissima associazione, Michele, dammi una mano gentilmente delle due associazioni, il filo della vita, e la vita al centro, che poi gli avete dato veramente veramente un titolo importante, e quindi da parte mia dei miei più sinceri complimenti. Che posso dire, sono qui e poi ci sarò ancora per altre occasioni, io sono sempre presente perché amo i bambini, sono papà anche io di un ragazzo speciale che ha 13 anni, si chiama Kevin, e quindi come pure Michele che ha due gioielli come lui, sono fantastici, qui ne vedo diversi, conosco già, ci siamo incontrati in diverse circostanze, in piscina, diciamo all'ASA, insomma, perché ci sono i posti dove ci possiamo incontrare di più, purtroppo. Speriamo che possiamo incontrarci. Posti migliori. Un giorno alla settimana, ma tutti i giorni, anche per i bambini che hanno bisogno. Io personalmente farò dopo scuola tutti i giorni per questi bambini e per tutte le famiglie bisognose. Noi siamo bisognose, noi siamo qui a vostra disposizione. Proclamato la nostra mascotte. Poi la prossima occasione che verrai qua farà il cantante. Io farò. Però una promessa, la prossima volta si deve onorare con Kevin. Sì, va, deve stare il nostro gioiello qua, esatto. Al centro, Kevin. Promesso, allora la prossima volta ci sarà anche Kevin, esatto. Così lo conoscerete, per chi non lo conosca ancora, per chi non lo conoscesse ancora, avrà modo di conoscerlo. Lui è un po' giocherellone, un po' come tutti i ragazzi, come il papà. Insomma. Come il papà. Molto più bello di me, bellissimo. E devo dire che comunque per me poi, tra l'altro, tutti i ragazzi sono qui presenti, tutti quelli che ho conosciuto nella vita sono bellissimi dentro anche fuori, quindi avete tutti quanti una fortuna di avere questi ragazzi che possono regalarci comunque al di là di tutto quello. Che tutte quelle che possono essere le difficoltà, dei momenti bellissimi, dei momenti di gioia e di grande simpatia, perché sono molto simpatici, veramente, sanno essere anche molto simpatici. Da parte mi dispiace di avere poco tempo a disposizione, ho qualche altro impegno, ci sarei voluto restare per altro tempo, ma non mancheranno le occasioni perché accada questo. Tu non manchi mai, pure due minuti, però ci vieni sempre. E il cuore, grazie. Che il cuore mi trasporta proprio a queste cose. Io quando lui mi ha detto che c'era questa manifestazione, a un certo punto quando parto da casa c'ho quel pensiero fisso di arrivare, come quando ogni giorno esco e devo tornare a casa dai miei figli, che non c'è niente che mi possa distrarre. Io parto da dove ho lavorato, finisco e arrivo a casa. Così sono partito invece da casa per arrivare qui, pensando sempre che dovevo essere qui questa sera fra voi.
quindi eccomi qua, grazie. Ti ringraziamo. Ringraziamo. Saluto così e voglio dire a tutti quanti voi, insieme a loro, che siete dei genitori fantastici, perché grazie. Siete sempre accanto ai vostri figli. Vedo che anche chi non è il genitore di questi ragazzi sta sempre al proprio fianco, e questa è una cosa che mi rallegra il cuore. Sanno veramente. Dare tanto amore. Sanno dare tanto amore a queste persone. Veramente. Complimenti, sempre così, grazie.